Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del topolino numero 3480. Eccolo qui. Ragazzi, prima di parlare di questo numero, che devo dire mi è piaciuto abbastanza, voglio menzionare subito l'editoriale del direttore Alex Bertani, che ho apprezzato particolarmente per quanto riguarda questo numero. È tutto interamente dedicato a ciò che Topolino è in questo periodo storico. Lui, essendo il direttore, giustamente deve fare, insomma, un bilancio di quello che è Topolino in questo periodo, in questi ultimi anni, o comunque da quando è lui alla guida. E soprattutto mi va di ringraziare proprio Alex Bertani, perché ho apprezzato molto il suo editoriale, perché praticamente lui dice: l'interesse attorno a Topolino è veramente elevato, sono contento di questo. Già sulle varie pagine di Topolino, Topolino Magazine, su Facebook, Instagram, eccetera eccetera, se ne parla, ma soprattutto mette in risalto l'impegno di noi appassionati youtuber che parliamo appunto di Topolino, in questo caso di vari fumetti, ma in questo caso appunto di Topolino. E ho particolarmente apprezzato questa sua, insomma, come modo di ringraziare appunto noi che siamo appassionati e ne parliamo sui nostri canali YouTube. Quindi volevo ringraziare Alex Bertani per questa cosa, perché non è da tutti, insomma, non è da tutti gli editori, non è da tutti i direttori ringraziare, insomma, pubblicamente tutti quelli che, come noi, insomma, parlano di Topolino ogni settimana e lo fanno con passione, confrontandosi con altri appassionati come noi. Per cui mi andava di mettere in risalto subito questa cosa, insomma, per quanto riguarda il direttore Alex Bertani. È sempre viva Topolino. Sappia, caro direttore, che almeno parlo per me, io lo faccio soltanto per passione e mi diverto tantissimo nel parlare di Topolino. Ma andiamo a questo numero, questo 3480, con la copertina, che devo dire molto carina, da parte di Corrado Mastantuono. I colori abbiamo Andrea Cagol. Una copertina, direi anche questa, abbastanza classica, con Pippo e Topolino, e ci mettono praticamente in mostra la storia, insomma, principale, che poi in realtà sarà l'ultima, è la prima, diciamo, di un'altra collegata che uscirà tra due numeri, cioè Topolino e il pianeta Ramingo. La copertina è appunto dedicata proprio a questa storia, una copertina molto astronomica, la scritta rossa quasi sull'arancio, Topolino con il rilievo bianco, scritta bianca Disney, Topolino e Pippo che appunto cercano di guardare le stelle, insomma, in questo ambiente che sembra essere molto astronomico. Infatti la storia sarà così. In quarta di copertina le carte da gioco, che da questo numero in poi saranno in allegato come gadget, in sovrannumero. Ovviamente io non le ho prese perché difficilmente mi interessano i gadget, però per chi interessa, ovviamente, sappia che da questo numero ci sono le carte. Bellissima la copertina, sia per quanto riguarda il disegno di Mastantuono, ma anche per i colori di Cagol. Devo dire che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Apriamo il nostro settimanale, Minaccia dello spazio, 17 agosto su Topolino, su 3482, una prossima storia, che era tira Topolini alla settimana di Silvia Zica, è molto interessante, con Minnie e Topolino in vacanza, ma che Minnie che dice: per attirarlo ho dovuto parlare di avventura, così almeno se ne viene, se, cioè, insomma, viene con me in spiaggia. Ovviamente, come detto, l'editoriale di Alex Bertani, e le storie, che sono 5, di cui una termina. Io non sapevo, pensavo fossero 4, pensavo erano 4, io mi ricordavo che c'erano 4 gli episodi di Macchia Nera, ma a quanto pare sono 3, quindi si conclude su questo numero, almeno così ho capito. Poi c'è il secondo dei 3 episodi di Paperi Nick e la Torre d'Oro, la storia di Finestra sul Mondo, storia estera inedita in Italia, Paperino e il surf catastrofico, due storie, uno di Dantona e l'altra di Vacca, ma ve ne parlerò. Insomma, si parte subito con una via di fuga, il terzo e ultimo episodio della storia dedicata a Topolino e Macchia Nera, Topolino e l'incubo dell'isola di Corallo. Ragazzi, che dirvi, non voglio spoilerare sulla storia. Sappiamo già che ha soggetto alla sceneggiatura sono dell'ottimo Marco Nucci, così come i disegni di Casti, che già vi ho fatto vedere negli scorsi numeri. Vi faccio vedere qualche altra tavola, ragazzi. Anche questo terzo episodio mi è piaciuto tantissimo, tant'è che non voglio spoilerare tanto, ma sì, termina, infatti sul prossimo numero, a meno che non abbiano sbagliato, ma io, cioè, sapevo fossero 4 gli episodi, ma a questo punto credo che siano 3. Insomma, mi è piaciuto anche questo terzo episodio, sia come disegni, come storia, mi tiene incollato. Ragazzi, quando c'è Macchia Nera difficilmente non mi piacciono le storie, per cui bravissimi Marco Nucci e Casti, che ancora una volta hanno fatto un ottimo lavoro. E insomma, Topolino, come sappiamo, avete letto anche gli altri due episodi, Topolino e Macchia Nera si sono scambiati di identità, uno era in carcere e l'altro fuori. Macchia Nera, insomma, aveva avuto questa lettera con la piuma, insomma, c'è anche un po' di magia, cioè
quasi magia all'interno di questa storia, ma devo dire che mi è piaciuta davvero tanto. Secondo episodio di 3 di Paperinik e la Torre d'Oro, anche questa mi è piaciuta, soggetto di sceneggiature di Alex Bertani e Marco Gervasio, disegni e supervisione colori di Emanuele Baccinelli. Per quanto riguarda la prima storia, i colori erano di Manuel Giarolli per la storia di Macchia Nera, mentre qui i colori sono di Irene Fornari. Mi è piaciuta, inaspettatamente mi sta piacendo questa storia del Paperinik e la Torre d'Oro, dove Paperinik deve difendere il suo rifugio, soprattutto in questo castello che vogliono accaparrarsi Red Dakan, Zio Paperone e Rokerdak. La storia sarà molto bella, veloce, animata, simpatica. Bellissime anche le tavole di Emanuele Baccinelli, una storia che, una mini saga che sta andando avanti molto bene, devo dire che mi sta veramente piacendo tanto. Poi c'è l'agenda, i soliti, qui si parla di Nicola Zalewski, calciatore della Roma, insomma, estate voglia di volare, soliti, come dire, nel magazine ci sono sempre questi redazionali sempre molto simpatici e istruttivi. Sulla cresta dell'onda, Paperino è il surf catastrofico, il surf catastrofico, soggetto di sceneggiatura di Sun Trollstrup, disegni di Cinzia Campanero Pineda. Una storia danese, inedita in Italia, edita nel 2017, penso in Danimarca, una storia danese. Una storia molto carina e simpatica su Paperino che cerca di fare in vacanza insieme a Paperina, cerca di fare surf, delle gare di surf e altre varie in mare. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Di solito sapete benissimo che Paperino combina guai. Storia molto simpatica, devo dire che mi è piaciuta molto. Voglia di cantare e ballare, qui c'è un reportage sulla musica estiva, ovviamente. Vabbè. Zio Paperone e la vacanza di convenienza. Allora, questa è una storia di Giulio D'Antona, con i disegni e le chine di Ottavio Panaro e il colore di Martina Andonova. Questa storia, devo dire che mi è piaciuta non proprio al 100%, mi ha sorpreso il fatto che Paperone, al posto di qui di insomma di cercare di non spendere soldi, li dovrà cercare di spenderli, invece andrà in un hotel di proprietà di Rokerdak, insomma, una storia anche questa molto simpatica e inusuale, questo l'ho apprezzato, non mi ha fatto impazzire in generale come le altre storie. Infatti non la metto tra le migliori, ma anche questa storia con Battista protagonista insieme a Zio Paperone, devo dire che mi è piaciuta, anche abbastanza lunga. Poi ovviamente ci sono Barzelletta e Colmi, che vi cito sempre, che ridere, che cos'è il merluzzo? Un uccelluzzo che fischiuzza, vabbè. Molte, insomma, freddure come qual è il colmo per un pescatore? Avere un orto dove cogliere solo pesche. Io le cito sempre perché anche a me piacciono queste battute, queste freddure. Vacanza perfetta, una gita romantica, tutto quello che c'è all'interno. E poi c'è la storia principale, messa come ultima qui, che è Topolino, il pianeta Ramingo, che è una storia di Francesco Vacca, con i disegni e le chine di Marco Mazzarello. Il colore sono di Putra Shabin bin Abjalil, vabbè. Occhi in alto, una storia che parla di astronomia. A me non piace molto l'astronomia, non mi fanno impazzire quando si, mi fa impazzire, insomma, quando si parla di astronomia. Però devo dire che qui Francesco Vacca ha messo su una storia molto simpatica e carina con Pippo che da qualche tempo ha questa nuova passione appunto dell'astronomia e cercherà di guardare le stelle, i vari pianeti insieme a Topolino. A un certo punto poi Topolino sarà immischiato in qualcosa che cercherà quasi di nascondere a tutti gli altri a casa. Infatti l'attenderanno per farsi una cena, una pizza a casa di Minnie con Tip e Tap, Topolino e appunto Pippo e appunto Minnie. Però la storia devo dire che mi è piaciuta, è simpatica, anche se non amo l'astronomia in generale, però questa storia l'ho apprezzata particolarmente, belli anche i disegni di Marco Mazzarello, ma non avevo dubbi perché comunque alla fine ragazzi la qualità attuale, ma in generale da sempre su Disney, la qualità delle storie Disney di Topolino, Paperino, insomma, per quanto riguarda i disegni è sempre molto alta. Quindi anche questa storia diciamo che la promuovo. Questa settimana in edicola The Best of Topolinia, Topolino in giallo, Paperino e Paperinik. Non so se prenderò qualcosa, Paperino l'ho sfogliato prima, è un mensile che non acquisto più, lo acquisto proprio raramente, occasionalmente, mentre Topolino in giallo forse lo prenderò, essendo l'ultimo numero della miniserie, vedrò anche se sto un po' risparmiando, ragazzi, siamo ad agosto, nel momento in cui sto registrando. Siamo a martedì 2 agosto, agosto è sempre un mese particolare, anche se io non amo andare al mare, preferirei andare in montagna o in collina dove già mi trovo, vabbè, ma questi sono gusti. Sul prossimo numero, 3481, bella la copertina, molto estiva, abbiamo il mercoledì di Pippo, l'incredibile segreto, il terzo e credo ultimo episodio di Paperinik e la Torre d'Oro.
Paperino in vacanza con Gino, Topolino e il Ferragosto a tre, Paperoga in seguire attentamente le istruzioni e Paperino è l'amico scomparso con le carte che ci saranno altre carte con il numero 3481 che ovviamente prenderò. Ne parlerò ovviamente qui sul canale come sempre. Ultima pagina è dedicata a Enrico Faccini con Re dei Pasticci, avvistamento, simpatica questa storia, un'unica pagina, insomma, questo strip con Paperino e Paperoga, molto bella. Allora ragazzi, in conclusione che dirvi su questo numero 3480? Devo dire che mi è piaciuta, già dalla copertina di Mastantuono e Gavol mi è piaciuto. Mi è piaciuta molto la copertina, mi è piaciuto soprattutto, come detto, l'editoriale di Alex Bertani, scusate. Miglior storia, Topolino e l'incubo dell'isola di Corallo, episodio 3. Mi è piaciuta veramente tanto. Non sapevo che si concludesse qui, ma non lo so. Però, secondo me, qualche altra cosa in futuro ci sarà. Secondo posto per Paperinic e la Torre d'Oro, l'episodio 2 di 3. Terzo posto per Zio Paperone e la vacanza di convenienza insieme a Paperino e il surf catastrofico. Topolino e Pianeta Ramingo è stata quella che mi è piaciuta un po' di meno, ma in generale, ragazzi, posso dirvi che anche questo numero molto estivo di Topolino mi è piaciuto. Però, menzione d'onore, ragazzi, lasciatemelo dire ancora una volta per Marco Nucci e Casti che hanno confezionato un ennesimo capolavoro. Perché quando c'è Macchia Nera di mezzo, ragazzi, sarò di parte. Ma sono storie ben fatte, scorrevoli, simpatiche, molto ma molto belle che. Arrivi all'ultima pagina e dici: oh cavolo, è finita. Preferivo leggere ancora altre pagine o altre storie, però ne arriveranno altre. Per cui, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero 3480 di Topolino, se avete apprezzato la copertina, qual è stata la storia migliore e quale peggiore secondo voi. Ovviamente, fatemi sapere tutto nei commenti. Sono qui per voi. Vi ringrazio per aver visto il video. Vi ringrazio come sempre per il supporto che mi date sempre. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.